Ah, e poi l'Atalanta sta dimostrando continuità di risultato, quindi questa corsa all'Europa League, secondo me, è per cercare di dare un pochino più di appeal a un campionato che è chiuso Sì, ad aprile. io la penso più come Marco, sinceramente, da questo punto di vista. Matteo, è divertente dall'alto sentire queste chiacchiere? Delle grandi decadute No. come Inter e Milan e i gemelli laziali che se la contendono per un posticino in Europa League? Ma no, per niente, diventa una guerra tra poveri, voglio dire. Cioè, è abbastanza ridicolo vedere, come dire, ridere del Milan, che è una squadra che nella sua storia ha vinto di tutto, ha visto vestire la sua maglia dai più grandi campioni esistenti o che sono esistiti, voglio dire. Quindi no, non mi diverte, anzi io penso che ad oggi il campionato, cioè dalla partita contro l'Atalanta, il campionato, per quanto riguarda la Roma, verso l'alto sia morto, nel senso che a 8 punti tu quella partita la dovevi vincere a tutti i costi, l'hai persa anche quella, l'ennesima, l'ennesima, e quindi sei fuori da tutto, devi lottare ancora una volta, come ho detto prima, per il secondo posto contro Napoli. La lotta in Europa League mi interessa il giusto, quindi poco più di nulla, voglio dire. Secondo me, io credo che Inter e Milan, che sono le due nobili decadute, diciamo, del nostro campionato, dal prossimo anno l'Inter si rialzerà, perché non è l'Inter, il prossimo anno farà grandi acquisti, il Milan ci metterà magari un po' di più, perché le vicende finanziarie sono di un altro tipo, però insomma la Roma, ecco, non è riuscita a sfruttare, dopo che non è riuscita a sfruttare la Juventus Serie B, non è riuscita neanche a sfruttare, come dire, il passo falso che è durato qualche anno delle due nobili milanesi, e quindi voglio dire. Detto questo, io sono abbastanza sconsolato oggi, non so se si nota dalle mie parole, voglio Sì, dire. come mai tutto questo sconforto? Che è successo? Perché è l'ennesimo anno, e tu stai perdendo occasioni su occasioni. Allora, voglio dire, transfert sul campionato, dove il vero ostacolo è che hai una Juventus che schiaccia Sassi con dei primati europei anche in quanto a reti prese, eccetera, eccetera. Però nelle coppe, tu in Coppa Italia c'hai avuto un percorso facile facile per arrivare in finale. Era facile, era il minimo sindacale, il minimo sindacale. L'hai buttato al vento. In Europa League è stato un po' più tortuoso, però saresti dovuto essere pronto a vincere quella Europa League. Quindi l'hai fermato contro il Lione. Voglio dire, ragazzi miei, è una squadra che sembra soffrire di immaturità cronica. Io sono desolato per questo. Ora, l'ultimo spiraglio, che era un po' anche un ramoscello a cui far aggrappare la tifoseria, no? Vuol dire, questi 6 punti con scontro diretto, e il romanista ogni partita che vede c'ha 1000 calcoli in testa, ma se questi perdono qua, perdono 2 punti che qua, eccetera, eccetera, ce l'ha, perché è un sognatore il romanista. Con 8 punti di distacco diventa difficile anche sognare. Quando fa diventare difficile sognare per un tifoso, vuol dire che gli hai portato via tutto. Senti, io Ah, che mi si piace. facevo. Dimmi, dimmi, dimmi. Scusami, no, mi riallaccio su quest'ultima frase di Matteo perché è emblematico ed è il discorso che purtroppo in un'altra ottica fanno i tifosi della Lazio. La nostra dirigenza, la nostra presidenza non ci permette neanche di arrivare a sognare come magari è lo stato d'animo di adesso di Matteo. Il nostro purtroppo solo da quando è arrivato lo Tito. È chiaro con giusti paragoni, però finalmente si può percepire quello che passa nello stato d'animo delle due tifoserie romane. Certo. Dicevo a Matteo che sì, noi facciamo i calcoli, i conti, comunque mettevo un pronostico che con l'Atalanta sarebbe stato tosta. Anche se siamo stati molto sfortunati perché una traversa è un palo clamoroso, insomma. Ci manca anche un po' quella fortuna che hanno altre squadre. Senti, invece per il discorso di Spalletti, che diceva di no, me lo devo meritare qua e là, e sembra insomma che sia in partenza. Tutta questa situazione, come è stata gestita, magari anche un po' male dalla dirigenza, no? Spalletti sta facendo melina, voglio dire. Spalletti ora lui dice: rinnovo quando rinnoverà Totti, mi deve meritare il rinnovo. Sono tutte frasi al vento, che lasciano tutto il tempo che trovano. Questo mi sembra ovvio. Il problema reale è che la dirigenza ha gestito male ancora una volta questa cosa, questo rapporto col pubblico, anche, no? Cioè, questo rapporto con l'esterno.
ancora tu non sai se il tuo allenatore ci sarà anche il prossimo anno o meno, poi non sai se Totti rinnoverà o meno, non sapevi Castan che male avesse. Bravo. Insomma, tutta una serie di cose. Purtroppo c'è un problema comunicativo importantissimo, e ripeto, dai tempi di Castan in poi continua a farsi sentire a Roma, tant'è che tu non sai quale sarà l'allenatore per il prossimo anno, e questo è grave. Io penso che Spalletti abbia capito che a Roma non sa da fare, non c'è un progetto serio. No. Non c'è, no, perché secondo me ci sono risorse finanziarie molto ridotte, perché noi ci finanziamo soltanto con l'autofinanziamento, e nel mercato di oggi, nel calcio di oggi, purtroppo non basta. Te non puoi ogni volta fare il talent scout e poi vendere il campione che hai preso. Non si costruiscono se le squadre che vincono, si costruiscono in altro modo, no? Prendiamo anche l'Atletico Madrid, che in parte vendeva i campioncini che c'aveva, no? Da Falcao in poi, dire, però era uno, poi il resto, lo scheletro forte ce l'aveva dietro, che dietro Godin ce l'aveva, perché dietro i vari Felipe Luis eccetera ce l'aveva. Quindi secondo me è una società che non gli può dare certezze, né per quanto riguarda il mercato, né per quanto riguarda altre cose. Quindi lui sta cercando un po' di aspetta, vede, in maniera così, forse anche un po' di rispetto nei confronti dei tifosi. Poi però mi trovai nella sua situazione per poter dare un giudizio morale vero. Detto questo, staremo a vedere. Io la cosa che parlo sempre con gli altri tifosi della Roma, a me potete anche criticare, potete anche dire che stai andando andare via, mi devi fare l'altro nome, se no a me non basta. Certo. Tu mi devi dire l'altra persona che viene a Roma, se no a me il fatto che tu puoi cacciare Spalletti non basta, non vuol dire niente, perché cacciare Spalletti ti fa venire Malesani o Giampaolo, lascia il tempo che trova proprio. Sì, sì, sì. Quindi tu dirmi, capito, o appunto prendermi. Ma Malesani chi era? Il mollo? Malesani il mollo? Il mollo, okay. Malesani mi mollo. Che perché mollo. Ha vinto col Parma la Coppa UEFA, allora fu Coppa UEFA. Quindi. Senti, perché ma Emery invece come nome ti piace? Sì? Emery ti piace come nome nel caso? Guarda, Emery, a parte che la logica non mi fa capire perché lui dovrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. Forse soltanto se non vince il campionato, e quindi il Paris Saint-Germain lo manda via. Quel beh, perso con la Champions in malo modo. Ma guarda, cioè, secondo me il campionato è il fatto importante. Il campionato perde il campionato francese vuol dire avere proprio delle lacune grosse. E secondo me a quel punto, sai, la società non ti vuole. C'è Monchi che è il tuo DS al Siviglia, che dovrebbe essere a Roma. A quel punto potresti pensare Emery. Va bene, e Merizia ricomincia con un progetto, cioè ovviamente ci provi, cioè io non credo che i tifosi romanisti possano avere la certezza che Merizia è migliore di Spalletti, anche perché l'hanno messo a confrontarti solo nel campionato spagnolo e francese, sono due campioni particolari. Tu o mi porti un allenatore di Bundesliga, Premier League o Serie A, oppure ti do, come dire, ti prendo con qualche riserva, secondo me, per come io vedo il calcio. Quindi Emery d'accordo, no, appunto, non capisco perché dovrebbe rinunciare a il Paris Saint-Germain per venire a Roma, però magari gli piace il Colosseo, quindi per carità di Dio. Vabbè, insomma, questo è un pensiero che penso il Moro condivide, no, Moro? Sì, sì, assolutamente. Va bene ragazzi, ci siamo fatti una gran bella chiacchierata sul punto, su Roma e Lazio, sentiamo da una parte, insomma, c'è chi sta su e dovrebbe essere più felice ma è più sconfortato, dall'altra parte c'è chi è più felice però sta più giù, insomma, vabbè, io sono contento lo stesso perché tengo la coda della fila, sia la Fiorentina, vabbè, diciamo... Avete messo il prossimo anno? Sì, sì, ci abbiamo pure Cristiano Ronaldo. Vabbè. Sicuramente ogni anno. Tutti. La cosa buona dell'anno prossimo è che ne vanno 7 in Europa invece che 6. Quindi dai, esatto, è vero. Questa è la forchetta. È vero, è vero. Va bene, ragazzi. Noi vi auguriamo un buon weekend. Ovviamente, come tutti ogni venerdì, vi ringraziamo per essere stati con noi. Ormai siete dei pilastri.
fino alla fine della stagione andremo sicuramente avanti con questa squadra. Anzi, io direi, caro Moro, poi alla fine ci sarà quel giochetto che hanno fatto delle quattro classificate, quello ha recuperato assolutamente dagli archivi della Roma Futura, esatto, agli archivi e poi magari io proprio, se magari l'ultima puntata di Club de Football, quando ci sarà, non so quando, insomma non so il programma com'è, tutti in studio esatto, vediamo un po', vediamo, sì, bella festicciola. La festicciola della redazione sportiva. Va bene ragazzi, un abbraccio e vi auguriamo un buon weekend. Grazie ragazzi, grazie anche a voi, ciao a tutti. Ciao. Voglio una vita
che non è mai tardi, di quelle che non